vicenda di vita vissuta che non so se possa in qualche modo interessare tutte le persone che sono all'ascolto in questo momento, ma che ho cercato poi alla fine di calare delle semplici morali molto banali, molto semplici, che possono secondo me servire più o meno tutti. Mi presento, io sono Davide Verazzani, sono di Milano. Sono da 20 anni quasi un consulente aziendale, un consulente organizzativo del tipo datemi una piccola azienda e in qualche modo ve la faccio funzionare. Sono un formatore del tipo datemi qualcuno da motivare e lo faccio diventare come Steve Jobs. Prima ancora però ho lavorato per vari anni nella grande distribuzione. Ma quando ero bambino non volevo fare questo. Quando ero bambino, in realtà, io alle elementari scrivevo racconti noir e un giorno volevo organizzare le Olimpiadi. Poi, vabbè, le cose cambiano e ho fatto economia e commercio. E vabbè, pazienza. Però quella cosa è rimasta sotto. Quindi ho continuato a scrivere recensioni su film, scrivere sceneggiature, scrivere racconti, scrivere pezzi di teatro anche, perché poi a un certo punto mi sono messo a seguire corsi di teatro. Com'è, come non è? Grazie a Facebook ritrovo una mia vecchia amica e con vicissitudini che adesso non vi sto a raccontare perché sono altro che 8 minuti. Nel 2015 un mio testo teatrale viene rappresentato al Fringe Festival di Edimburgo. Chi non sa che cos'è un Fringe Festival? Il Fringe Festival è un festival di teatro, di arti performative, che non ha una vera e propria direzione artistica, si basa su call che arrivano dal basso da parte delle compagnie e che si svolge in luoghi normalmente non teatrali. Per esempio anche, ed è successo veramente, il piano superiore di un autobus londinese. Vado a Edimburgo con questo testo, non ero in scena io, ma c'è un... Per fortuna c'era in scena un attore scozzese e wow, cioè rimango basito perché scopro un mondo che è meraviglioso. Torno a Milano con una maglietta, che è questa, e con svariate bottiglie di whisky e con un sogno in testa. Lo voglio fare anch'io a Milano. Però, perché a Milano non esiste una cosa del genere. Però penso, ma come faccio e con chi? Ma dove lo faccio? E soprattutto, ma con che soldi? Perché non ce ne ho. E quindi, soprattutto anche sul come, io in realtà non so come progettarlo, cioè io ho sempre organizzato cose che hanno creato altri, non ho mai creato una cosa io veramente. Per cui boh, rimango un po' incerto sul da farsi, provo a incominciare pian pianino a pensare a come farlo. Però succede una cosa, il mio quartiere incomincia a miracolosamente a germogliare. Io abito in periferia, in una zona che sta più o meno vicino a Piazzale Loreto. Chi conosce Milano sa che questa zona, più o meno nel 2015-2016, viene rinominata Nolo, cioè nord, a nord di Piazzale Loreto, Nolo. E incominciano a venire fuori locali, aprirsi bar, co-working, palestre e così via. Beh, il dove l'ho trovato, lo faccio nel mio quartiere. Come? Non lo so, e che soldi hai voglia. Sul come cerco di pensare a trovare qualcuno con cui farlo, perché da solo non ho idea. E quindi parlo con alcune persone del quartiere, che teoricamente sarebbero le più molto brave e molto preparate, ma scopro che mi trovo molto bene personalmente, ma a pelle capisco che non sono le persone giuste. Per cui rimane lì il progetto, anche perché nel frattempo alcuni amici mi chiedono di aiutarli nella parte gestionale di un'associazione che sta nascendo per creare un cineclub a Porta Romana, a Milano. Cineclub che apre all'inizio del 2018 o 2017, non mi ricordo adesso perché gli anni con questi mesi del Covid sono andati un po' in pappa. Comunque, si chiama Il Cinemino. Grazie a questo io vengo in contatto innanzitutto con delle dinamiche del terzo settore, quindi del mondo dell'associazionismo che non conoscevo, con delle dinamiche organizzative che non conoscevo, e con il mondo dei bandi che non conoscevo e grazie a questo incontro Fondazione Cariplo, Mamma Cariplo la chiamano tutte le persone che in Lombardia si occupano di cultura. Grazie alla conoscenza di Fondazione Cariplo, tolgo tutte le timidezze del caso, perché in realtà magari non sembra, ma io sono timidissimo, e vado a parlare con il capo della cultura, la sezione cultura di Fondazione Cariplo, dicendo: ma io senti, io avrei un progettino di fare un festival teatrale, un fringe festival nella mia zona. E lui mi indica un programma di Cariplo che è teso proprio a dare soldi per creare progetti culturali o di vario tipo, sociali e così via, nella zona in cui abito. Bingo.
I soldi forse ci sono, ma manca il team. Beh, mi apro, provo un attimo a girare, faccio giro festival innanzitutto per vedere come sono organizzati, partecipo a workshop di teatro anche tecnici perché io mi dico io se devo montare un faro non so neanche come si fa, quindi cerchiamo di capire. Grazie a questo incontro delle persone e incontro le persone che stavo cercando e quindi chiaramente queste persone le imbarco nel progetto e dico vabbè, i soldi forse ci sono perché Calipro ci ha detto che forse ce li dà, il dove c'è. Le persone ci sono, più o meno, volontari, per carità. Dai, facciamo un investimento per il futuro, come si dice in questi casi. Proviamoci. Facciamo un sito, nolofringe.com, esiste ancora, è il nostro sito. Poi magari lo scriverò in chat. E proviamo a fare una call. Cioè, creiamo un form, buttiamolo sul sito, buttiamolo sui social. Ma tanto, ma chi vuoi che ci risponda? Cioè, siamo quattro disperati, cioè, figurati. Nel febbraio del 2019 esce la call e ci rispondono in 170 compagnie, 170 proposte di spettacoli. Cazzo, dobbiamo farlo a questo punto, non possiamo dire di no. E, i soldi arrivano all'ultimo momento e riusciamo in qualche modo a metterci d'accordo con alcuni palchi del quartiere che sono pub, che sono una palestra di CrossFit, che sono un luogo di co-working e otteniamo anche il patrocinio del municipio in Milano è divisa in vari municipi, per cui del quartiere, diciamo, come se fosse del quartiere, e otteniamo pure dei soldi anche dal quartiere, che sono molto felici di darci dei soldi, nonostante sia una guida leghista e secondo me non sappiamo neanche che cos'è bene un festival di teatro, ma sono dei politici abbastanza furbi, per cui quando c'è da prendere consenso i soldi poi alla fine li danno. E quindi alla fine proviamoci, sbagliando un sacco di cose. Sbagliando un sacco di cose anche in termini di comunicazione, sicuramente, ma decore, come si dice a Roma. Il risultato è dal 2 al 9 giugno del 2019, prima edizione del Nolo Fringe Festival, 70 eventi, perché la particolarità del Fringe è che ogni compagnia per 6 giorni consecutivi ripete lo stesso spettacolo per crearsi il pubblico, 70 eventi, quindi in totale, 2500 spettatori. 8 compagnie, di cui 2 provenienti dalla Gran Bretagna, addirittura un Romeo e Giulietta itinerante lungo via Padova. Chi conosce Milano lo sa, è una via della periferia di Milano che parte da Piazzale Loreto e che entra all'interno dei cortili delle case in cui ci sono immigrati, perché la nostra zona è una zona fortemente multietnica, che ascoltano Romeo e Giulietta guardando dalla balaustra del loro caseggiato, della loro casa di ringhiera, un successo indescrivibile. Non ce l'immaginavamo assolutamente. E tanto che mettiamo subito in cantiere la seconda edizione, che avrebbe dovuto svolgersi nella prima settimana di giugno di quest'anno, ma che ovviamente non abbiamo fatto, ma che è solo rimandata. Quindi, 8-13 settembre 2020 a Milano, la seconda edizione del Nolo Fringe Festival c'è, ma non solo, mettiamo in ballo anche un interesse da parte di tante persone e tante istituzioni a continuare a supportarci. Fondazione Cariplo ci risupporta e ha raddoppiato addirittura il contributo. Il Comune di Milano è interessato e quindi non semplicemente il Municipio 2, ma il Comune di Milano è interessato in qualche modo a supportarci. Non con i soldi, perché i soldi non ce ne stanno, ma comunque in qualche modo nell'organizzazione, nella comunicazione, abbiamo il patrocinio del Comune e oltre anche della Camera di Commercio. Insomma, abbiamo un futuro che potrebbe anche significare un Milano Fringe Festival, non semplicemente un Nolo Fringe Festival. Qual è la morale di tutto questo? La morale è, uno, se ti muovi, il resto si muove. Se stai fermo, non succede niente. Due, se chiedi ti sarà dato, è molto evangelico, ma è in realtà io l'ho potuto sperimentare sulla mia pelle. Se chiedi ti sarà dato, mal che vada ti sarà dato un vaffanculo, però qualcosa ti sarà dato e molto spesso non è vero, perché ti sarà dato esattamente quello che chiedi. Terza cosa, insieme si è di più, sì, ma bisogna scegliere le persone giuste e bisogna avere pazienza, perché può darsi che le persone che sembrano le migliori non lo siano perché non costruiscono, ma distruggono. E quindi le persone con cui fare le cose non sempre sono le più brave, ma sono quelle giuste per quella cosa. Infine, se sei sincero, se ci credi davvero, si vede. E la gente lo apprezza, la gente ti segue,
La gente ti compra anche da un certo punto di vista quando ci sono di mezzo dei soldi. E alla fine quindi puoi raggiungere i tuoi sogni di bambino, che erano quelli di organizzare le Olimpiadi. Ora, io non ho organizzato le Olimpiadi, ma delle piccole Olimpiadi personali le ho organizzate, tutto sommato. E io penso che quel bambino, se mi vedesse adesso, mi direbbe: bravo, era proprio questo che intendevo fare. Grazie.